nazione che li mette al primo posto. Un'Europa che sa affrontare con politiche adeguate, con programmi e con risorse la ripresa economica. Un'Europa che aiuta i comuni, le comunità locali, le imprese a ripartire. Un'Europa che mette al centro le persone, le mette al primo posto, prima del mercato e prima della moneta. Un'Europa che salvaguarda i diritti, ma che guarda anche alle opportunità per le giovani generazioni. Giovani che vivono precariato, giovani che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, a costruirsi un futuro, che gli dà le opportunità attraverso programmi, penso alla grande idea del nostro Erasmus universale, non solo per gli studenti, per tutti gli studenti universitari, ma anche per i giovani che si avviano al lavoro. They call me River, Sun and Rain. E ci vuole soprattutto che possano entrare anche delle donne parlamentari, che si prendano a cuore la cura, la dignità, la rappresentanza delle donne e che lo facciano in maniera diversa da come in queste settimane ci hanno abituato nella campagna elettorale le forze politiche del centrodestra. They call me River, Sun and Rain. A giugno sicuramente sarà un test elettorale importante, il progetto politico del Partito Democratico avrà un risvolto significativo per la politica interna. Ma dobbiamo anche eleggere una maggioranza di parlamentari che può dare un segno diverso da quello che è la maggioranza attuale del Consiglio europeo, dei governi europei, della destra che domina i governi, che pensa ad un'Europa minima, ad un'Europa che si occupa solo di alcune questioni. Vi chiedo di sostenermi e di darmi la vostra fiducia. Grazie.